Io inviterei subito i panelists, Francesca Bria, assessora alla digitalizzazione del Comune di Barcellona, Cristina Tajani, assessora all'innovazione del Comune di Milano, Paola Pisano, assessora all'innovazione del Comune di Torino e Fabrizio Sestini, che avete già conosciuto questa mattina. Allora, quindi questa mattina abbiamo appunto iniziato con un panel accademico che ci ha fornito delle definizioni della tecnologia blockchain. Poi siamo passati nella parte pratica, quindi abbiamo visto delle applicazioni pratiche della blockchain che hanno un impatto positivo sulla società. E ora abbiamo qui tre esponenti, quattro esponenti del settore pubblico, che molte volte viene visto, soprattutto in Italia, come una macchina un po' lenta, diciamo, che ha difficoltà ad innovare. Vi sto provocando un po'. Però, per fortuna, qui davanti a noi oggi abbiamo tra i rappresentanti della pubblica amministrazione tra i più innovativi d'Europa, diciamo, persone che stanno cercando, anche molte volte lottando e rivoluzionando un po' il modo in cui le cose sono state fatte in passato, di sperimentare con modalità più innovative per erogare un servizio al cittadino migliore. Quindi diciamo che, la prima domanda che vorrei fare oggi è appunto, siamo qui, parliamo di blockchain for social good. La mia domanda è, so che ognuno di voi intorno a questi due tavolini sta sperimentando o comunque sta guardando con interesse la blockchain. La mia domanda è perché? E cosa state facendo o cosa immaginate di fare? E magari anche di cosa avete bisogno di fare quello che avete in mente. Quindi inizierei da Paola, visto che è la più vicina a me. Ti ripeto, Sì, no, no, perché? no. Ho visto che stai prendendo appunti. Inizio con Innanzitutto. perché e poi vado avanti. Intanto, buongiorno a tutti e grazie di partecipare a questo evento. Per il Comune di Torino è davvero un onore essere qua a questo evento. Allora, io vado subito dritta al punto. Perché noi stiamo guardando nuove tecnologie? Perché noi all'interno della pubblica amministrazione siamo costretti a raggiungere determinati obiettivi. E gli Grazie, obiettivi sono: il primo obiettivo è quello di ridurre i tempi di fruizione dei servizi per i nostri cittadini e rendere i servizi più semplici. Il secondo è aumentare la trasparenza delle attività che oggi vengono fatte all'interno della pubblica amministrazione. Il terzo punto è quello di diminuire i costi all'interno della pubblica amministrazione. E l'ultimo punto, che è un punto anche molto importante, è diffondere le competenze sia all'interno della pubblica amministrazione sia all'interno della nostra città. Questi per noi sono punti molto importanti e sono i punti che ci guidano nelle scelte tecnologiche, che ovviamente sono scelte di mezzo e non di fine. Quindi per noi la tecnologia è un mezzo che, l'abbiamo detto tante volte, ci serve per raggiungere determinati fini. Questo all'interno della pubblica amministrazione, ma queste tecnologie devono essere applicate all'interno della nostra città. Noi ci stiamo muovendo ad oggi come città, infatti questo evento ne è la prova perché ci sono università, start-up, aziende, pubbliche amministrazioni che si stanno unendo intorno alle nuove tecnologie che devono essere utilizzate per raggiungere degli scopi, ma all'interno della città degli scopi che abbiano un impatto anche sociale. Noi il 30 novembre abbiamo fatto un accordo tra molti partner, un accordo che si chiama Torino Social Impact, che ha l'obiettivo proprio di attrarre all'interno della nostra città progetti a impatto sociale, di sviluppare in co-design con tutti i partner progetti a impatto sociale. E questa è una tecnologia, come abbiamo avuto modo di vedere prima e come credo vedremo anche dopo, che dà la possibilità di avere un impatto sulla società. E questo è il motivo per cui noi stiamo guardando questa tecnologia. Per quanto riguarda, se ci puoi dare delle anticipazioni su come o su, su,
delle aree specifiche sulle quali pensate di focalizzarvi iniziare a sperimentare con la blockchain? Se avete già dei piani o... Sì, allora, prima di tutto diciamo un po' un approccio. Questo modo che avete visto oggi di approcciare le nuove tecnologie è un modo che noi vorremmo avere sempre come comune, cioè attirare sul nostro territorio i massimi esperti e i casi che già utilizzano queste tecnologie per fare in modo che poi congiuntamente si scriva una roadmap, che è una roadmap che riguarda sì il comune, la pubblica amministrazione, ma che riguarda anche la città, quindi tanti casi che poi noi vorremmo anche vedere sviluppati all'interno della nostra città. Già un caso all'interno di Torino, se ne è parlato, il caso di Cossiti dell'Università di Torino. L'idea è quello di iniziare a collaborare con Agid per quanto riguarda il comune di Torino, la pubblica amministrazione, iniziare a avvicinarci appunto a quello che è stato detto dalla dottoressa Azzori, che ringrazio per la sua presenza, ma non solo come pubblica amministrazione, ci stiamo anche avvicinando a alcune sperimentazioni di altre pubbliche amministrazioni come la Corte dei Conti, che vi parlerà poi dopo, che è un'altra sperimentazione molto interessante. Che tipologia di sperimentazioni noi guardiamo all'interno della pubblica amministrazione? Tutto ciò che semplifica il movimento di documenti e il movimento di transazioni, quindi la semplificazione delle transazioni è il nostro obiettivo e la diminuzione un po' dei costi. Quindi di transazioni all'interno del comune di Torino e di movimento di documenti ce ne sono tanti, quindi si può iniziare a pensare a varie parti di documenti, dal protocollo ad esempio, che è una cosa molto utilizzata all'interno del comune, e questo potrebbe essere un inizio per noi. Catasto ad esempio. Catasto, sì, poi ci sono vari casi anche all'interno di altre nazioni che stanno utilizzando anche la blockchain, per cui insomma proveremo anche noi un po' a importare questa tecnologia anche sulla parte di donazioni, che è un'area all'interno del comune che potrebbe essere interessante come area di sperimentazione. Ovviamente l'obiettivo è quello di scrivere insieme agli attori del territorio una roadmap consistente e poi divulgarla. Grazie. Francesca è stata la prima persona che mi ha parlato di blockchain quando eravamo colleghi a Nesta, forse 3 anni e mezzo fa, non lo so. Oggi poi è tutta brandizzata con la maglietta di Decode, quindi diciamo che... Is a no logo Decode, in realtà, sì. Eh? Is a no logo. Ok, lo dici tu. Quindi diciamo che la mia domanda per Francesca, appunto Barcellona, in questo momento una città abbastanza calda, non solo per questioni politiche ma anche per quanto riguarda l'innovazione, soprattutto da quando Francesca è diventata la Chief Innovation Digital Technology Officer di questa città. Quindi ti vorrei chiedere appunto di nuovo perché ti interessi di questa tecnologia ormai da anni, dai tempi in cui gestivi il progetto Decent della Commissione Europea, e cosa state facendo a Barcellona, non solo all'interno del progetto Decode, che comunque è un progetto anche di Nesta, quindi ci fa piacere mettere il brand sulla maglietta di Francesca, ma anche al di là del progetto Decode, e cosa pensate di fare in futuro? Grazie mille Marco, innanzitutto grazie mille per l'invito e grazie al Comune di Torino e a Nesta per aver organizzato questo evento. Soprattutto mi fa estremamente piacere stare con 3 donne che sono a capo delle politiche di innovazione tecnologica, che è solitamente un settore molto maschile, quindi abbiamo una minoranza assoluta di donne, soprattutto anche quando parliamo di nuove tecnologie e tecnologie emergenti, secondo me ci dobbiamo sempre ricordare che dobbiamo, e fatemi introdurre un termine spagnolo-catalano, femminizzare la politica, come diciamo noi a Barcellona. E mezzo pubblico ce lo siamo portati on board. No, quindi è bello stare con 3 colleghe in Italia a parlare di queste cose, tutte e 3 donne.
E poi penso uno dei valori aggiunti di un evento così, ci tengo a sottolinearlo, uno dei problemi a volte quando si parla di tecnologie emergenti che avranno un impatto sociale molto forte nella società e cambieranno le istituzioni del futuro e quindi riguardano tutti noi, sia o i technologist, cioè o gli esperti di tecnologia, e quindi si parla di questi temi in termini molto tecnocratici, cioè lasciamolo agli sviluppatori, alle compagnie tecnologiche e si discute tra di loro, o diventa una policy, una discussione politica e quindi sulle politiche, oppure si parla con i cittadini. E secondo me questo ibridizzare fra la presenza dei cittadini, le organizzazioni, il territorio, i policy maker e gli esperti di tecnologia che insieme dibattono di quale direzione vogliamo dare alla rivoluzione tecnologica è assolutamente fondamentale. Quindi penso che dobbiamo fare più di questo tipo di eventi dove si discute insieme di che cosa vogliamo fare con la tecnologia, per quale impatto e come la disegniamo, cioè con quale tipo di governance, con quale tipo di fine. E quindi veramente penso che sia assolutamente necessario quello che state facendo qui e un'opportunità di dibattito. Io volevo iniziare a rispondere dall'impatto sociale, proprio perché il vostro evento si chiama Blockchain for Social Good. Si è parlato molto di blockchain come tecnologia e poco di social good. E invece, diciamo, l'approccio che io mi sento di dare, comunque come stiamo lavorandone a Barcellona, è di mettere al centro veramente la questione della fiducia, non solo a livello tecnologico, ma a livello veramente di ripensare, questo per la città, per l'istituzione pubblica è fondamentale, il rapporto fra il cittadino e l'istituzione. E quindi veramente, io lo dico sempre questo, scusate, però è uno dei miei motti preferiti, cioè non ci può essere rivoluzione digitale senza una rivoluzione democratica, e realmente per noi queste tecnologie, come ne possono essere altre tecnologie, e quando si prova a digitalizzare o pensare al digitale, il focus non è mai la tecnologia, è sempre un cambio organizzativo, un cambio culturale, una rivoluzione culturale e una nuova forma di pensare alle istituzioni. E questo lo dobbiamo, secondo me, avere chiarissimo. E poi si può sperimentare con varie tecnologie. E a nostro avviso chiaramente la discussione sulla blockchain ci interessa perché sono architetture alternative in una situazione dove chiaramente c'è molta opportunità rispetto alla rivoluzione digitale, ma anche tantissimi rischi. Abbiamo una centralizzazione del potere e della tecnologia mai vista prima. Abbiamo pochissime imprese nel pianeta, pensate che probabilmente 4 imprese nel pianeta, forse 3 americane e una cinese, che sono oggi in grado di usare l'intelligenza artificiale, che è sicuramente la tecnologia fondamentale che cambierà il nostro futuro, dall'economia all'agricoltura, al futuro del lavoro, al futuro dello Stato e del governo, in mano a 4 grandi imprese che sono le uniche che hanno accesso ai dati su cui costruire l'intelligenza artificiale che cambierà il futuro. Quindi chiaramente la questione di come democratizzare la tecnologia e come fare in modo che soprattutto l'Europa, e qui sono contenta anche che ci sia Fabrizio, che comunque è un'eccezione che conferma la regola, nel senso che lui chiaramente nel suo lavoro cerca di incentivare molte di queste alternative, però come l'Europa, con l'opportunità della GDPR, con l'opportunità di un framework diverso che abbiamo per pensare ad esempio ai diritti del cittadino, all'etica, alla responsabilità, ai diritti fondamentali come base per la rivoluzione tecnologica, come usare questo come un'opportunità, cioè come l'Europa può riprendersi la sovranità digitale, e a mio avviso le città hanno molto da contribuire a questo progetto, per ripensare un futuro in cui noi siamo assolutamente protagonisti nel ripensare politica industriale, politica sociale e futuro delle istituzioni. E questo quindi, come secondo me, diciamo, intervento introduttivo per far capire che il nostro interesse è proprio nel ripensare le istituzioni del futuro e non solo nella tecnologia. L'altro aspetto, chiaramente a livello di città si possono fare tantissime cose, e soprattutto per introdurre quelle che noi a Barcellona chiamiamo delle clausole o un framework etico e degli standard etici e democratici per fare la digitalizzazione. In questo la blockchain entra, però non è chiaramente l'unica soluzione.
E soprattutto la questione della fiducia, abbiamo i cittadini sfiduciati, io non so questa platea, non vorrei fare una domanda che imbarazza qui l'assessore, però no, perché moltissimi cittadini, in realtà, e questo l'abbiamo parlato anche prima con Fabrizio, prima del panel, no? In cui le ha detto l'enfasi è sull'amministrazione pubblica, però in realtà il cittadino oggi, soprattutto le nuove generazioni, okay, non si fidano dell'amministrazione pubblica, nel senso che non vedono l'amministrazione pubblica come un garante, un custode dei loro diritti e una garanzia non solo sui dati ma proprio sui diritti del cittadino che possa, no, dare una visione di futuro, però non si fidano neanche delle grosse imprese, l'ha detto prima anche Jaromil, no, nel suo intervento, non si fidano delle banche, abbiamo avuto una grossa crisi finanziaria, non si fidano degli algoritmi che noi non vediamo che regolano molte delle piattaforme giganti che governano le nostre vite, ad esempio noi a Barcellona abbiamo, cioè come tutte le altre città, e ci siamo anche messi in rete per risolvere questo problema, le questioni di che fanno le città di fronte alle grosse piattaforme di sharing economy, no? E l'idea che tu possa guardare, no? Cioè avere queste black boxes, no, queste famose black box society in cui noi non sappiamo cosa entra e cosa esce, quindi abbiamo queste grosse piattaforme algoritmiche che prendono i dati da tutti, dai cittadini, dall'amministrazione pubblica, dalle industrie, e poi con degli algoritmi che noi non abbiamo alcuna accessibilità, non c'è alcuna no, trasparenza e sovranità, e hanno un impatto sui prezzi delle case, il prezzo dell'affitto, il trasporto pubblico, eccetera, eccetera, no? E quindi la questione di dire, bene, nel senso, da una parte come lo regoliamo se non abbiamo accesso, se non possiamo vedere cosa c'è dentro, e quindi se non abbiamo trasparenza algoritmica, che entra anche nella questione della blockchain, ci può aiutare la blockchain a garantire che questi sistemi siano più partecipati, più democratici e con una trasparenza maggiore? E poi come facciamo a stimolare alternative, che è il motivo per cui stiamo qua, no? Che sono diciamo architetture diverse. Vado al punto, che cosa state facendo a Barcellona e perché utilizzate la blockchain, quali sono i progetti concreti. A noi interessa la questione di dare il potere ai cittadini rispetto alla gestione, il controllo dei dati, cioè sensibilizzare sul fatto che il 90% dei dati che l'amministrazione pubblica e la città oggi ha non esisteva 3 anni fa, quindi siamo di fronte ad una rivoluzione di dimensioni abbastanza, no, considerevoli. Come fare in modo, e la maggior parte di questi dati non sono né dati pubblici e né dati privati, sono dati personali, cioè sono dati che appartengono a voi, a noi, ai cittadini. E quindi come fare in modo che il cittadino sia lui che può decidere quali dati voglio condividere, quali dati voglio tenere per me stesso, come posso condividerli come un bene comune, cioè creare, fare in modo che i dati siano un'infrastruttura pubblica di città, un'infrastruttura comune, e su quale termini, cioè per quale motivo io posso condividere questi dati. Adesso non abbiamo, noi non sappiamo quello che succede, è un far west, no? Chi prende i miei dati, chi li vende a chi, per quale motivo vengono utilizzati. E secondo me lì veramente l'amministrazione pubblica e la città ha un ruolo fortissimo, e noi stiamo dicendo ai cittadini di Barcellona, noi siamo dei custodi dei vostri dati digitali. E chiaramente sulla blockchain lì bisogna integrare, cioè sopra la blockchain, la criptografia. Per noi ad esempio la criptografia è un diritto umano, cioè i cittadini devono avere accesso a questa tecnologia perché i dati appartengono a loro. E quindi lo stiamo sperimentando ad esempio sulla democrazia partecipata. Abbiamo una piattaforma che si chiama Decidim Barcelona, voi avete la vostra Decide Torino, e all'interno del progetto Decode che noi coordiniamo, stiamo integrando la tecnologia blockchain per fare la democrazia partecipata e per fare in modo che i cittadini abbiano più controllo dei propri dati. Abbiamo un altro pilota sull'Internet of Things e sul cosiddetto citizen science, cioè su, stiamo lavorando con delle comunità che usano i sensori, ad esempio mettono Arduino nelle proprie case, usano i sensori per misurare la qualità dell'aria, per misurare il rumore che c'è nelle città, che è un grosso problema, per diminuire le emissioni di, no, come lotta al cambiamento climatico e fare in modo che ci sia una maggiore sostenibilità, e lavoriamo con queste comunità per integrare la tecnologia decentrata e blockchain in modo che loro possano condividere questi dati fra le comunità, però avendo anche un impatto sulla propria privacy, essendo, no, sicuro di quello che succede con i propri dati. E l'ultimo pilota di cui siamo felicissimi comunque di collaborare con la città di Amsterdam è un'alternativa a Airbnb che si chiama Fairbnb, ed è appunto anche sperimentare queste tecnologie per vedere ad esempio come si fa ad avere una piattaforma
di home sharing o su, che però abbiano un impatto positivo sulla città, cioè che non crei un aumento dei prezzi per cui poi bisogna, no, mandare via le persone che vivono in proprie case, che non si possono, non possono avere più un accesso alla casa. Come si fa a calmierare l'effetto del turismo sregolato, e abbiamo questo problema anche a Barcellona, e quindi sulla sharing economy anche lì ci sono molte cose da fare. E l'ultimo pilota interessante, stiamo sviluppando una criptomoneta per un reddito di cittadinanza che stiamo sperimentando a Barcellona, quindi basic income con una criptomoneta che verrà annunciata a gennaio, abbiamo già il pilota. Universale in partenza. O no? Ma no, questo è un pilota su, è un pilota che da una parte si focalizza sulle piccole imprese per fare in modo, okay, che ci sia un tessuto produttivo, si rafforzi il tessuto produttivo locale, e dall'altra parte lo alle famiglie che hanno più difficoltà, e quindi un approccio mirato proprio all'inclusione sociale. Mi fermo qui perché sennò vado avanti. Grazie per Francesca. Grazie. Cristina? Io ho questo. Si parlava... Scusami, proprio quello che metti di me. Sì. Allora. Si parlava di sharing economy, Milano forse è una delle città più attive da questo punto di vista, la settimana scorsa eravamo tutti a Share Italy, ovviamente tu che sei assessore all'innovazione, Milano sta facendo tantissimo in campo di innovazione, appunto all'interno della, di questa tematica di blockchain, le stesse domande: perché e cosa pensate di fare, se pensate di fare qualcosa? Allora, innanzitutto mi sono fatta un po' più avanti perché la sedia delle donne scivola pure, verso il basso, ma pure quella dell'uomo. Quindi se ci vedete in trazione addominale è per questa ragione. La seconda, diciamo, osservazione è non per deludere Marco, ma io non sono specificatamente l'assessore all'innovazione del Comune di Milano, io mi occupo, le mie deleghe sono lavoro, commercio, risorse umane del Comune, quindi diciamo niente di meno innovativo. Eppure nell'interpretazione che io e tutto lo staff, diciamo, dell'assessorato ha dato anche di deleghe tradizionali, il tema dell'innovazione sociale, diciamo, è entrato in maniera forte come un elemento trasversale di rinnovamento delle policy, che diventa interessante soprattutto quando, diciamo, ragioni di settori tradizionali. Noi qualche mese fa abbiamo lanciato un programma che si chiama Manifattura Milano, Francesca lo conosce perché ne parlavamo a Barcellona qualche mese fa, e se uno pensa alla manifattura e a Milano gli viene in mente magari uno scenario anni 70, ma in realtà, diciamo, poi così non è. Nello scorso mandato avevo anche la delega ai sistemi informativi del Comune, e quando noi abbiamo implementato il primo rudimentale portale di Open Data del Comune di Milano, ho imparato che la cosa, diciamo, più complicata di quel progetto non era tanto il numero di dataset che riuscivamo a pubblicare, quanto fosse raffinato lo strumento, diciamo, informatico. La cosa più complessa è stata il lavoro fatto con gli uffici, cioè l'educazione della pubblica amministrazione a trattare il dato come un valore, cioè come insegnare, che non so, gli uffici delle politiche sociali, che maneggiano una quantità enorme di dati personali, come ricordava prima Francesca, erano abituati a non assegnare un valore, né tantomeno un valore, diciamo, sociale, collettivo a quell'informazione. Quindi la parte, se vuoi, anche più interessante da un punto di vista dell'autoapprendimento della pubblica amministrazione è stata quella, diciamo, il percorso fatto con gli uffici per interpretare che cos'era questa potenza e questa potenzialità enorme del dato trattato secondo standard, diciamo, condivisibili, aperti, e quale valore sia economico che sociale poteva restituire alla città. La stessa cosa, cioè la stessa difficoltà, ma anche lo stesso sforzo di ragionamento e di autoapprendimento mi è capitato di farlo quando, durante
durante i mesi di Expo insieme ad altri attori economici della città e altre istituzioni abbiamo lanciato un portale invece aperto di Open Services che si chiama tuttora E015, dove sono confluiti in maniera diciamo aperta ed integrata tutte le informazioni provenienti dalle diverse fonti diciamo di trasporto pubblico locale, di trasporto nazionale, aeroportuale o diciamo ferroviario, le informazioni del mondo della cultura e dell'offerta culturale della città, con l'idea di restituire un ecosistema digitale che in quel caso fosse abilitante per la città nella ricezione di quel numero importante di visitatori che ci attendevamo. Anche lì, quando poi a fine mandato diciamo ti chiedono conto di quello che hai fatto, spiegare che cosa, cioè perché un pubblico amministratore si ritiene tra i progetti importanti e degni di essere raccontati una cosa così difficile diciamo da raccontare, è stato un altro tratto di sforzo del restituire il potenziale anche democratico diciamo di alcune azioni e non altre di utilizzo dei dati in maniera corretta e in maniera aperta, e di restituzione anche al tessuto delle piccole e medie imprese, perché l'idea per esempio era diciamo offrire quelle informazioni affinché uno sviluppatore, un giovane start-upper potesse, in occasione di questo evento così importante per la città che era l'esposizione universale, costruire diciamo un proprio prodotto, una propria offerta. Da questa esperienza e dalle riflessioni condivise diciamo con il nostro team di lavoro abbiamo poi deciso in una fase successiva di provare a prototipare, cioè anche nella comunicazione con i cittadini e con le persone che poi devono credere in quello che fa il pubblico amministratore, è nata l'esigenza di provare diciamo a condensare, a restituire delle applicazioni che fossero interpretabili, utilizzabili e concrete. Una di queste, la cito perché tu Marco la conosci, eravamo insieme qualche settimana fa alla conferenza finale, è stato il progetto europeo Open Care. Siccome il tema della cura e della sanità diciamo è uno di quelli più sensibili anche in ragione delle trasformazioni tecnologiche e digitali che ci consentono in ambito diciamo sanitario di avere a disposizione delle mole di dati così importanti, dove diciamo entra in gioco anche la responsabilità dell'innovazione, cioè che cosa ne fai, come le usi. Uno dei nostri modi per provare ad interpretare questa frontiera è stato appunto il progetto Open Care, che aveva l'ambizione di utilizzare e mettere al lavoro diciamo l'intelligenza collettiva della comunità dei pazienti e della comunità sanitaria, prototipando alcuni strumenti di assistenza diciamo e di cura soprattutto in ambito della disabilità per esempio, che è stato uno diciamo dei terreni di applicazione più concreta di questo ragionamento. È nato anche un progetto che ha coinvolto persino i negozi, gli esercizi commerciali della città, che hanno il problema, più che il problema, hanno l'opportunità e anche l'obbligo di adeguarsi al regolamento edilizio che chiede l'accessibilità diciamo anche degli spazi commerciali, ma quando c'è la buona fede, quando anche c'è la volontà di farlo, spesso si scontrano con problemi diciamo di tipo progettuale, di progettazione, e quindi i nostri maker sono entrati al servizio di questo progetto. Questo per dire che io credo che anche diciamo su questo tema il ragionamento giusto che prima ascoltavo dalle mie due colleghe poi ha bisogno di mettersi al servizio, cioè che io non ho una formazione da tecnologa, formazione economica da economista, penso che
essendomi trovata spesso, diciamo, in contesti in cui il ragionamento sulle opportunità e sui rischi dell'innovazione tecnologica si svolge presso community chiuse e comunità, come dire, di esperti, lo sforzo di democratizzazione va anche nella direzione di rendere comprensibile, diciamo, e di rendere poi concretamente utilizzabile quello che si fa. E questo, questa è la ragione per cui poi è molto importante far precipitare, diciamo, a terra delle esperienze virtuose che io spero possano maturare anche attraverso il premio e il bando che è stato presentato questa mattina. Quindi non ti dirò il Comune di Milano è pronto ad investire nella costruzione, non so, di percorsi di identità digitale, diciamo, o di altro, perché sarebbe falso, nel senso che non stiamo ancora ragionando, diciamo, su quel livello, pensiamo che da una parte occasioni come quelle, diciamo, di oggi e l'opportunità che la Commissione europea ci dà, diciamo, con questo premio possa essere un'occasione, e dall'altra parte anche il lavoro rendere visibile un sistema di rischi e di opportunità alla frontiera del cambiamento tecnologico sia anche esso, diciamo, un compito specificatamente, squisitamente politico, che fa parte evidentemente anche della nostra missione. Fabrizio, tu rappresenti la Commissione europea, non rappresenti una città, questa mattina hai annunciato 5 milioni di euro su Blockchain for Social Good. Volevo chiederti se innanzitutto, visto che questa mattina hai avuto pochi minuti, se hai qualcosa da aggiungere sul premio, sulle modalità del premio, e la seconda domanda è se questo premio si inserisce in una strategia più ampia di DG Connect per quanto riguarda l'innovazione, per quanto riguarda l'innovazione digitale, se avete in programma di fare se avete un framework che state sviluppando appunto su queste tematiche, e quali sono i vostri piani futuri. Io sono qui oggi più in effetti per ascoltare che per parlare, perché penso che questo sia il nostro compito alla Commissione, sia più quello di raccogliere delle esigenze e dei bisogni e cercare di tradurli poi in azioni specifiche che si possono portare avanti grazie al finanziamento della Commissione. E volevo dirvi che ascoltando le presentazioni e gli esempi di questa mattina ho riconosciuto molti elementi che sono parte di questo manifesto for Digital Social Innovation. Questo è qualcosa che effettivamente non è stato fatto da noi come Commissione, è stato fatto da un gruppo di innovatori catalizzati da uno dei progetti CAPS, ma che vuol dare un messaggio che veramente viene dal basso e che è inteso per la Commissione, ma anche per tutte le amministrazioni a livello nazionale e sovranazionale. E in questi punti sono quelli di cui ho sentito parlare questa mattina, che non sono specifici per il blockchain, ma in generale per l'applicazione delle tecnologie per promuovere un cambiamento sociale positivo. Quindi, per esempio, quando ho sentito parlare di openness, di transparency, ho riconosciuto il bisogno non soltanto di promuovere l'open source o l'apertura dei dati, ma anche quello di preservare la trasparenza degli algoritmi e al tempo stesso di magari non eccedere con la trasparenza e l'apertura, perché d'altra parte bisogna salvaguardare la privacy dei dati dei cittadini o il diritto right to be forgotten, in generale i diritti dei cittadini, la proprietà dei cittadini sui loro dati. Quando abbiamo parlato di democrazia e di decentralizzazione, anche qui democrazia non è soltanto il diritto di votare, è veramente il governo del popolo, e quindi è mettere i cittadini in condizioni di poter esprimere un'opinione sulla base di conoscenze adeguate, e quindi e specialmente per quanto riguarda i diritti digitali, quindi cercare di promuovere una consapevolezza dei rischi a cui sono esposti i propri dati secondo il tipo di piattaforme sui quali si mettono. E in questo riguardo sono completamente d'accordo con Francesca, che mi sembra strano che da una parte
cerchi di mettere in guardia contro i rischi dei dati che sono detenuti da pubbliche amministrazioni che sono supposte rappresentare i cittadini, mentre invece poi ci si fidi quasi ciecamente della maniera in cui delle società private e multinazionali poi gestiscono i propri dati a un livello pervasivo come non è mai stato possibile prima d'ora. Il bisogno di sperimentare e di adottare nuove tecnologie come blockchain, quindi il bisogno che c'è per esempio di iniziative come questo Prize, ma anche come altre iniziative magari a scala più piccola o più grande, che cercano di sollecitare e di mettere su strada degli esperimenti che utilizzano queste nuove tecnologie con dei fini sociali per valutarne giustamente i rischi e le opportunità. Perché una tecnologia come il blockchain non è soltanto positiva, non è soltanto qualcosa che può decentralizzare i dati e dare più potere ai cittadini. D'altra parte può essere utilizzata per controllare i dati dei cittadini in una maniera così ferrea e senza diritto a sbagliare, senza possibilità di essere cancellati da quella pietra che ho visto questa mattina in una slide, diciamo solleva dubbi etici e anche rischi concreti per i cittadini. O anche il bisogno di appunto promuovere dei digital skills nei cittadini, questa abilità di comprendere le potenzialità e i rischi delle tecnologie e soprattutto la necessità di sviluppare queste soluzioni non soltanto da un punto di vista tecnologico, ma da un punto di vista che rifletta completamente i valori umani e sociali che poi devono essere inclusi per esempio nel sistema di governance di un sistema basato sulle blockchain, dove questo sistema di governance, una volta che il sistema di blockchain è in piedi, è immutabile e fisso e deve tenere in conto tutti i possibili rischi e opportunità. E poi c'è un ultimo punto che non è in questa slide, non so perché, forse facendo un click potrebbe apparire, che ultimo ma non meno importante, che è quello della sostenibilità, cioè quali nuovi modelli economici si possono identificare per giustificare o per continuare a finanziare lo sviluppo di questo tipo di piattaforme decentralizzate o che in generale non dà luogo a un accumulo di dati, di potere in una singola piattaforma privata e che quindi è il motivo principale per lo sviluppo delle piattaforme dominanti che vediamo adesso. In assenza di questo, che altro tipo di soluzioni si possono immaginare e qual è il ruolo di un attore pubblico, di una comunità europea, ma anche di un ente di finanziamento a livello nazionale e come potenziare questo? E in questo senso questo manifesto è un messaggio appunto che viene dal basso verso noi per cercare di, noi che dovremmo e che siamo effettivamente all'ascolto, per giustificare anche un cambio della modalità con cui le priorità tecnologiche vengono definite e gestite. Quindi in questo rispetto vi invito tutti, se avete un po' di tempo, a esaminare questo manifesto sul sito del manifesto e in caso a firmarlo per segnalarci il vostro interesse, perché noi andiamo più decisamente su questa strada della digital social innovation da un punto di vista etico e sociale. Grazie Fabrizio. Mi collego a una cosa, no, prima c'è l'assessore Pisano che ha un commento da fare? No, posso andare avanti? Qua avevo le assessore, sono un po' indisciplinate e continuiamo a dirmi cose mentre... Fabrizio, mi collego a una cosa che hai detto, il ruolo della Commissione Europea, il ruolo delle pubbliche amministrazioni, quindi questo mi ricollego alla seconda domanda che ho per le assessore. Ovviamente tutta la platea sicuramente ha un'altissima stima per il lavoro che state facendo, davvero considerato come state cambiando il modo di fare le cose nelle città, quindi c'è anche un ruolo della città che sta cambiando. La mia domanda è: come secondo voi sta cambiando il ruolo della città e cosa potete fare da soli o da sole e dove invece avete bisogno di un supporto del governo nazionale o di istituzioni come la Commissione Europea? Inizia tu, Paolo. Sì, allora io volevo
prima dire una piccola cosa. È giusto interrogarsi sulle tecnologie, sull'utilizzo delle tecnologie, e parlare molto per capire esattamente quali sono le roadmap. Quello che però in questo momento ha bisogno, io parlo per la mia amministrazione, noi abbiamo bisogno di fare, abbiamo bisogno di testare, abbiamo bisogno di servizi. Questa è una cosa per noi importantissima. Noi siamo a questo punto, dobbiamo iniziare a sperimentare. Questo è il ruolo della città, un ruolo di attrattore di sperimentazione, attrattore di innovazione. E per sperimentare, per capire davvero come funziona una tecnologia, la devi utilizzare nei casi pratici. Delle volte non ti serve neanche riprodurre l'ambiente, che è una cosa un po' sbagliata, come ci siamo più volte detti, ma lo puoi testare nell'ambiente reale, quindi all'interno magari di una città. Questo perché devi esattamente capire come funzionano le cose. Il ruolo della città, il ruolo che io spero abbia il Comune di Torino, è quello un po' di apripista sull'innovazione. L'innovazione la fa il Comune, la fanno i partner, la fa tutta una città insieme. E come la fa? Non la fa chiusa nella città, ma la fa tentando di scalare poi quello che impara e di diffondere quello che impara. Qua il ruolo fondamentale dell'Unione Europea, che ci dà sì delle guide, ci supporta sì nell'innovazione, ma poi ci aiuta anche a diffondere quelle che sono le politiche giuste, i progetti giusti, ciò che noi abbiamo imparato anche dagli errori che facciamo magari all'interno della nostra città. E questa è innovazione. L'innovazione significa testare le cose, sbagliare, condividere anche gli errori con i vari partner, le altre città, gli altri paesi, e andare avanti. Ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, oggi noi non possiamo dire cosa succederà in futuro, però possiamo immaginarci che ci sono degli stream di innovazione e di tecnologia sui quali noi vogliamo puntare. Gli stream sui quali noi puntiamo sono sicuramente la digitalizzazione, sicuramente l'utilizzo di un'infrastruttura sempre più forte, infatti Torino punta sul 5G, sulla tecnologia 5G, sicuramente la gestione dei dati, che da dati diventano informazioni e comunicazioni e nuovi servizi verso il cittadino, il testing all'interno della nostra città, quindi una città che diventa laboratorio e che sperimenta nuove tecnologie all'interno della città, creando magari zone un po' di deregolamentazione per testare l'innovazione, innovazione sulla robotica, sui droni, per la sicurezza, l'auto autonoma, che è un po' il nostro pallino, e poi un ecosistema che parla congiuntamente, perché la visione di un singolo in un sistema così complesso come oggi non ha molto senso, ha senso la visione di un insieme, e oggi a Torino si sta iniziando a muovere un insieme. Come ho già detto prima, Torino Social Impact è l'esempio di un ecosistema che si sta unendo per attirare innovazione che abbia un impatto sociale, perché poi nella città ci sono i problemi e quindi nella città ci sono le problematiche che riguardano l'ambiente, la città delle volte è proprio, diciamo, causa di queste problematiche. Nella città ci sono problematiche di aging e di invecchiamento sempre più forte, ci sono problematiche di urbanizzazione, ci sono problematiche legate ai migranti, quindi la città è causa di alcune problematiche e può anche essere soluzione, perché è proprio là che bisogna iniziare a portare soluzioni. Ultima cosa e poi mi taccio: queste nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, la blockchain, la robotica possono portare a dei modelli di innovazione che noi ancora, o dei servizi che noi ancora non ci immaginiamo. Ed è anche la sperimentazione di modelli che noi vogliamo portare sulla nostra città. Io sentivo proprio prima parlare da voi di sharing economy, di nuovi modelli in contrasto additivi rispetto a Airbnb. Questa è una cosa molto importante. C'è tecnologia, ma ci sono modelli di sharing per risolvere delle problematiche che ovviamente si arricchiscono solo se tutti i partner, tutti gli attori un po' ci lavorano sopra, perché chi sono io come amministrazione per dover decidere tutto, per aver solo il mio punto di vista? Qua si parla di una nazione che deve essere portata verso l'innovazione, non si parla solo di una città.
E delle volte si parla di un continente che deve fare il salto, come giustamente ricordavate prima, per cui ci vuole davvero l'intelligenza diffusa e l'attività di tutti i partner su determinati progetti. Grazie, sono d'accordissimo. Volevo chiedere sia a Francesca di Cristina di aggiungere un commento. Sì, io vorrei problematizzare un po' di più, visto che Paola ha fatto la parte positiva, diciamo. A mio avviso c'è da una parte sicuramente il ruolo delle città come protagoniste non solo sull'innovazione, ma proprio sul, cioè, diciamo, il ruolo delle città è diventato assolutamente cruciale nella politica oggi. E questo lo vediamo, i pro e i contro, nel senso i pro e le difficoltà. E a mio avviso è perché le città sono diventate protagoniste. Sì, sicuramente perché ci sono i problemi reali, sicuramente perché sono l'anello di congiunzione con i cittadini e quindi c'è il bisogno diretto di sperimentare nuove forme di democrazia, nuove forme di decisione e di fare azioni che abbiano un impatto reale. Dopodiché, come abbiamo visto, ad esempio, la questione della migrazione, la questione del cambio climatico, le questioni della proprio l'integrazione sociale o addirittura agire sulla povertà laddove c'è la crisi economica ha colpito di più. Io dico le città hanno dovuto fare un passo avanti e mettersi in rete proprio perché c'è stato invece un indietreggiare degli stati, cioè laddove lo Stato non ha dato una risposta positiva o forte. Io credo che il cambio climatico sia assolutamente lampante, no? Le città si sono messe in rete, i sindaci sono diventati all'avanguardia, hanno detto questo è un problema, praticamente il nostro problema del futuro. Tra l'altro Bitcoin consuma troppa energia, c'è un problema di consumo energetico assolutamente fondamentale da porre. E quindi le città si sono messe in rete e hanno preso il ruolo dello Stato-nazione nel risolvere il problema. Io credo che questo sia, cioè ci sia molto da discutere sui vari ruoli di governance, laddove poi le città non hanno il potere fiscale, non hanno molto spesso, lo vediamo sia in Italia che adesso chiaramente in Spagna, ma in tutta Europa, dove c'è da una parte una devolution, dall'altra parte politiche di austerità che comunque tagliano il bilancio agli enti pubblici, chiaramente tutto ciò non può essere, nel senso se le città è vero che hanno questo ruolo, devono poi avere anche un'autonomia maggiore nel risolvere alcuni problemi e ci devono essere sperimentare nuovi modelli di governance. Sulla questione dei dati è fondamentale questa discussione e a mio avviso dobbiamo essere ambiziosi, nel senso ci sono cose, e qua bisogna essere anche molto realisti, cose che le città possono fare e le possono fare bene e possono sperimentare e possono fare piloti che possono essere elevati a scala urbana, che poi possono diventare un cambio, no, veramente di politica pubblica. Ma ci sono assolutamente cose per cui c'è bisogno di un intervento, nel nostro caso assolutamente da parte dell'Europa e da parte degli stati. E il principale è chi paga per investire in un'infrastruttura alternativa del futuro, un'infrastruttura che sarà l'infrastruttura critica del futuro. Cioè tutto ciò non può essere un patchwork di fare piccoli piloti e piccoli esperimenti, ci deve essere un investimento forte, che io credo sia da una parte un forte investimento pubblico e dall'altra parte chiaramente mettersi in rete con i privati, con le industrie, in modo che questa diventa una forte politica industriale. E io credo che lì, cioè se si pensa veramente, i dati sono che Amazon, Google, Alibaba investono, si sta parlando di oltre 10 miliardi all'anno su ricerca e soprattutto questa ricerca è infrastruttura per l'intelligenza artificiale, nuove infrastrutture di dati, cioè questa è la cifra, chiaramente non è Fabrizio, non è 5 milioni di euro per un pilota. E questo per un attimino contestualizzare quello, certo, di cui c'è bisogno per avere da una prospettiva dell'Europa di dire, no, siamo ambiziosi nel senso che vogliamo essere leader nel futuro, vogliamo determinare che tipo di futuro digitale vogliamo, qual è la sovranità digitale veramente e non essere poi non un colonialismo digitale, perché questo è il problema, ci potremmo ritrovare in una situazione di colonialismo digitale. E quindi no, la relazione lì fra qual è il ruolo delle città, qual è il ruolo dei governi a livello nazionale
E se si pensa ai dati, questa cosa è assolutamente più rilevante, perché i piloti, ad esempio, per migliorare la mobilità, la qualità dell'aria, progetti concreti su sperimentazione di nuove piattaforme di sharing economy o democrazia partecipata, le città lo possono fare, anche reclamare i dati, fare in modo che i dati sia un bene comune in infrastruttura di città, laddove ti serve il dato granulare, la città lo fa meglio. Se invece si deve parlare di politiche, ad esempio la robotizzazione, l'automazione della produzione manifatturiera, si sta parlando di un impatto sul futuro. Alcuni economisti parlano di 100 milioni di lavori che non esisteranno più. Probabilmente siamo di fronte alla prima rivoluzione industriale dell'umanità che distrugge più lavori di quelli che crea. Quindi qual è il compito di ripensare, e qua Cristina tra l'altro è la sua competenza, di ripensare le politiche sociali, di ripensare il futuro del lavoro, magari di dire tassiamole queste multinazionali che non pagano le tasse qui da noi e con i soldi diamo un fondo per il reddito di cittadinanza a tutti i giovani che non c'hanno niente. Questa ad esempio è una politica che deve venire dagli stati, ad esempio. E quindi ci sono vari livelli, no, per pensare cosa si può fare. Grazie. Prima di passare a Cristina, domanda veloce a Fabrizio, dopo questo intervento vuoi raddoppiare il premio? Allora, triplicare. Per i 5 miliardi penso che dovete ripassare o chiedere al mio commissario. Per un pilota. Per i 5 milioni però volevo stressare in relazione a quello che ha detto Paola, l'importanza dell'innovazione bottom up che veramente riflette delle nuove idee, dei nuovi modelli. E in questo abbiamo cercato di tener conto nel premio, non soltanto nella definizione dell'ambito, dello scope del premio, perché come avete visto parliamo di blockchain for social good, abbiamo dato qualche esempio, ma senza essere prescrittivi, perché ci aspettiamo che effettivamente le migliori soluzioni saranno in aree che noi sicuramente come burocrati non abbiamo potuto immaginare al momento. E d'altra parte abbiamo cercato di essere aperti anche nella valutazione delle proposte, perché chiaramente ci sarà un giuri, ci saranno degli esperti che sceglieranno le migliori proposte, ma non lo faranno da soli, perché le proposte dovranno pubblicare la loro descrizione, le soluzioni dovranno presentare pubblicamente quello che hanno fatto. Si parla di blockchain for social good, quindi pensiamo che non ci sia nessun motivo di nascondere parti di queste soluzioni a uno scrutinio pubblico e chiederemo al pubblico, ai cittadini, di esprimere delle opinioni su queste proposte senza fare veramente un voto che al momento è una cosa molto difficile, potrebbe essere anche deviato da interessi o da altri meccanismi, ma chiederemo ai cittadini di esprimere un'opinione su queste proposte. E di queste opinioni la giuria dovrà tener conto in maniera trasparente e pubblica, in modo da riflettere, da considerare tutti i possibili aspetti positivi o negativi di queste proposte. Quindi speriamo anche che questo meccanismo pubblico di presentazione delle proposte possa contribuire alla visibilità di tutte queste soluzioni presentate da sviluppatori, la maggior parte delle quali purtroppo non riceveranno un premio perché abbiamo a disposizione solo 5 milioni. Grazie. Cristina, stessa domanda per te, magari ricollegandoti a quello che ha detto Francesca sul futuro del lavoro, una delle tue deleghe, ma anche so che il Comune di Milano sta guardando molto Industria 4.0. Essendo io molto d'accordo con le cose che sono state dette in precedenza, diciamo, provo ad aggiungere qualche elemento di riflessione in maniera molto, molto aperta e molto sincera. Allora, è indubbio che negli ultimi anni, negli ultimi due decenni, il ruolo delle città, diciamo, sia stato preminente anche a livello europeo, a livello mondiale. Si è parlato del secolo urbano, i network tra città si sono rafforzati, peraltro noi stessi come Comune di Milano abbiamo promosso il patto dei sindaci sui temi alimentari, sulla food policy, in occasione sempre di Expo 2015 abbiamo scelto di entrare nel C40 perché sulle tematiche ambientali, come giustamente sottolineava Francesca,
il ruolo delle città può fare la differenza e può influenzare anche le politiche degli stati, quindi abbiamo fatto un investimento, diciamo, credendoci. Il nostro sindaco era a Parigi poche settimane fa, diciamo, prendendo degli impegni molto concreti su uno dei temi, come dire, assai rilevanti per il futuro del pianeta e dell'umanità. Ma oltre questo aspetto di azione concreta, io credo che oggi il contributo che anche, se posso usare questo termine, le classi dirigenti urbane, diciamo, possono dare all'interpretazione delle cose che sta succedendo è proprio un contributo di lettura e di interpretazione. Prima, quando veniva ricordato il tema della sostenibilità, che poi in effetti è uno, diciamo, dei parametri di valutazione del premio, mi veniva in mente che proprio sull'aspetto di sostenibilità economica e non solo, diciamo, si gioca la possibilità tecnologica. Penso all'ambito sanitario, dove la possibilità tecnologica, diciamo, di mappatura del genoma o dell'editing genetico pone un problema che è allo stesso tempo di sostenibilità economica ed etico, e quindi profondamente politico. Cioè, una volta in cui io ho la possibilità manipolare, diciamo, un grandissimo numero di informazioni fino ad arrivare ad ipotizzare, diciamo, attività di editing genetico, che può significare allungamento dell'età della vita, cura di alcune malattie, tutta questa potenza è poi sostenibile? Cioè, che cosa significa, per esempio, sulla possibilità di riprodursi di un sistema sanitario, diciamo, dei compiti che ha lo Stato? Cioè, il nostro modo di aver organizzato gli stati e le città può reggere, diciamo, l'impatto potenziale? Queste sono tematiche di responsabilità dell'innovazione. Prima parlavo con Paolo Zannenga, che qui rappresenta la Fondazione Bassetti, che si occupa, diciamo, di uno delle tematiche emergenti che anche la Commissione ha messo sotto la lente di osservazione, cioè che cosa significa questa potenza, diciamo, dispiegata in termini di capacità di riproduzione delle strutture sociali, diciamo, democratiche, che noi siamo abituati a conoscere. Quindi forse, se c'è qualcosa veramente in più che dall'esperienza della dimensione urbana, delle città, diciamo, città non soltanto come governo della città, il comune, il municipio, ma, diciamo, come community che si è interrogata a livello territoriale di questi temi, è forse proprio un contributo di interpretazione, cioè darci, diciamo, delle chiavi di lettura che disegnino quello che è desiderabile e quello che non è desiderabile. Alcuni esempi molto concreti venivano fatti prima, diciamo, da Francesca, cioè è desiderabile che questa mole di informazioni sia detenuta da soggetti privati, ma il pubblico ha una sostenibilità, diciamo, per poter fare l'investimento e per poterli maneggiare. Io credo che noi non abbiamo ancora reso abbastanza esplicito, diciamo, questo dibattito da renderlo un elemento anche di contesa politica, diciamo, di guerra delle idee in senso positivo, in senso ovviamente di arena democratica del confronto. E forse, se posso dire, diciamo, umilmente, trovo maggiore maturità nelle classi dirigenti urbane, diciamo, su questi temi che a livello nazionale. In un dialogo proficuo con l'Unione Europea, forse, oltre alle soluzioni, diciamo, concrete, un avanzamento può venire in questa direzione. Io sono d'accordissimo su questo ultimo punto. Adesso, prima di chiudere, aprirei al pubblico per domande. Sicuramente ce ne saranno, visto che abbiamo... Sì, non vedo niente, non vedo. Domande? Là, Stefano. Sì, io volevo fare una domanda a Francesca. Io vengo da un'esperienza a Madrid, dove c'è stata la conferenza sulla Democratic Cities, forse. E si parla appunto di secolo delle città, comunque di come rendere città Stato.
E la mia domanda è molto pratica, perché mi trovo a lavorare molto con le tecnologie, con le piattaforme di partecipazione, mi occupo di bilanci partecipativi. Come creare sinergia tra anche città anche a livello tecnologico? Perché io quello che ho sperimentato è questa presenza di tecnologie anche differenti tra città, no? Barcellona e Madrid hanno due piattaforme che sono nate dallo stesso ceppo e si sono in qualche modo hanno portato due livelli differenti. C'è una sinergia anche dal punto di vista tecnologico oppure no? Sì, sì. Grazie per la domanda. Quindi eravamo insieme a Madrid. E, no, assolutamente. Io credo che qua ad esempio stiamo lavorando insieme, abbiamo fatto sia cioè, accordi di collaborazione, stiamo noi tre e con altre città, le città lavorano molto insieme, cioè la forza delle città diciamo è fare rete e lavorare a livello proprio di ecosistema di città e soprattutto sulla tecnologia, sulle architetture di tecnologia, sugli standard tecnologici è assolutamente fondamentale la massa critica e poter lavorare in maniera orizzontale. Ad esempio durante la Smart City Expo che noi ospitiamo tutti gli anni abbiamo fatto il primo evento di tutti i CEO a livello globale in cui c'erano oltre 30 città a livello globale che si sono messe in rete per capire qual è la politica di dati, quali sono le architetture, quali sono le tecnologie e come dal basso possiamo fare crescere questi piloti in cui la partecipazione cittadina è fondamentale. Noi abbiamo una digitalizzazione aperta e agile nel Comune di Barcellona dove stiamo mandando delle linee guida molto chiare. Innanzitutto open standards, il più possibile l'uso di software libero, di standard aperti, interoperabilità, etica sulla gestione dei dati e fare in modo che ci sia assolutamente la possibilità di far parlare le differenti architetture. Nel caso ad esempio delle piattaforme di partecipazione, Madrid e Barcellona hanno iniziato a sviluppare sullo stesso codice, nel progetto Decent che è stato che io coordinavo quando stavo a Nesta e che è stato finanziato dalla Commissione Europea che ci ha dato l'opportunità proprio di lavorare in rete in tutta Europa e fare piloti di partecipazione democratica. E poi chiaramente si è scelto, perché ci sono team diversi, imprese diverse che lavorano sul codice diverso, di biforcare le due piattaforme e andare su strade diverse. Però tutte le piattaforme sono free software, gli standard sono aperti, quindi c'è interoperabilità fra le soluzioni e il progetto Decent indicava chiaramente architetture decentralizzate, distribuite, modulari. E noi stiamo andando in quella direzione lì, nel senso che se una città ha bisogno di un modulo per fare l'identità digitale, un altro modulo per fare le proposte cittadine, poi per fare il bilancio partecipativo, può combinare una serie di soluzioni che sono in standard aperti, in software libero e che hanno un'etica e una trasparenza alla base con delle comunità. E puoi crearti lo strumento e l'architettura di cui tu hai bisogno e questa per me è la direzione del futuro, nel senso che molte città, ad esempio penso sicuramente per Torino e anche non so Milano da questo punto di vista, ma noi ad esempio stiamo pubblicando i servizi digitali, abbiamo un Digital Service Standard a Barcellona e stiamo pubblicando servizi molto rilevanti con codice solido su GitHub e abbiamo tutto un protocollo di pubblicazione del codice libero, no? E molte città stanno facendo lo stesso, per noi questo è fondamentale, la piattaforma di Decidim di partecipazione la usano in tutto il mondo, Barcellona ha una piattaforma di sensori a standard aperto che la usano a Dubai, in Giappone, molte altre città, i piccoli municipi catalani usano i nostri strumenti proprio perché sono replicabili. Quindi per noi questa è la politica tecnologica che stiamo mettendo in campo e quindi in questo modo si può collaborare fra città. Ci tengo solamente a finire, la democrazia non è tecnologia, cioè la democrazia digitale nostra non è Facebook, non è clicks, cioè noi stiamo facendo dei processi integrati fra la parte online, la parte digitale e la reale democrazia partecipativa che è lavorare nei territori con i cittadini, cioè noi siamo un governo per cui noi siamo cittadini nelle istituzioni, io non sono una politica di professione, molti dei nostri politici a Barcellona non lo sono, la partecipazione democratica è veramente il cambio del rapporto fra l'istituzione e il cittadino, democratizzare l'istituzione. Ci tenevo perché a volte si pensa che con un clic si ma può qui risolvere. C'è la regia che ci sta tagliando. Ringrazio innanzitutto le mie colleghe del team eventi di Nesta che hanno coordinato tutto l'evento, ma sono anche quelle che mi stanno invitando a chiudere. L'ultima domanda, se c'è un'ultima domanda.